Il calcio è strano perché di fatto Simone Ella era arrivato per noi anche di Parma, era un oggetto sconosciuto, poi piano piano, proprio in questi playoff, il mister ti ha dato fiducia e ti ha fatto crescere e ti ha fatto anche fare oggi in Nazionale, ti ha fatto giù, ma bello che ti ringrazio, ma sono arrivato a gennaio, dove ero a Venezia e non ho giocato tantissimo. Sono venuto qui a Parma, il direttore Faggiano mi ha preso, mi ha portato qui dove sono stati 3 mesi non facili anche qui perché non giocavo tanto. Poi, fase playoff, il mister mi ha dato fiducia. Credo che ho ripagato la fiducia del mister e no, che si è visto quel che si è visto. Comunque io mi impegno sempre al 100% e sono contento che il mister mi abbia dato fiducia. Niente, oggi abbiamo portato a casa la vittoria, il passaggio del turno e sono molto contento. Senti, ci racconti questo gol, se non sbaglio, è all'esterno sinistro. Sì, palla in profondità di Calaiò, la porta in avanti con lo stop, non benissimo, e poi di esterno ho spezzato il portiere. Hai sempre segnato dei gol, hai segnato un gol entrando nel secondo tempo, ti ha sempre fatto giocare a partita iniziata, te la senti di partire da titolare? Ah, io sento, ma in base al mister, decide il mister, la scelta di inizio partita. Io quando entro in campo cattivo, con la voglia di fare, con la voglia di dimostrare, dato che sono giovane ancora, ho ancora tanto da dimostrare, comunque a partita in corso e anche la partita all'inizio non cambia, io do sempre al 100% e faccio quello che mi dice il mister. Il ruolo che prediligi va bene a destra con No, per il. me è indifferente, dove decide il mister io gioco, però ovviamente per un sinistro è meglio giocare a destra, perché rientri, palla in profondità, varie cose. Posso. Adesso si gioca in partita secca, no? Allora, abbiamo fatto le partite dove stava meglio in classifica tra partite in cui si rischiava di far supplementare a rigore e adesso in gara secca. In gara secca il problema è che il Parma ha già battuto 2 volte. C'è il rischio, via, non c'è 2 senza 3. No, dobbiamo stare molto attenti perché Pordenone è una squadra ostica, ovviamente. Ovviamente contro di noi hanno perso 2 volte su 2, all'andata mi sembra 4-2, e ritorno 3-2 al 95esimo. Di sicuro vengono per giocarsela perché giocano sempre contro il Parma e ogni contrasto sarà una battaglia, una guerra. Quindi noi andiamo lì concentrati, facciamo la nostra partita e cercheremo di arrivare in finale. Giocare a Firenze è un tema in più. Ah, giocare a Firenze è sinceramente un grande stadio. Poi c'è tanta visibilità, presumo, quindi speriamo di far bene e di arrivare fino in fondo. Senti, per te quanto è importante questo finale di stagione? Ah, è importantissimo perché comunque se si vince si va in Serie B, ci sono tante possibilità magari che rimanga. Comunque questa è una grandissima società e vorrei rimanere anche l'anno prossimo in questa società. Poi si vedrà. Grazie mille.